Prego, cominciamo con le domande al mister. Franco. Buongiorno mister, buongiorno. Guardando il rispetto della Casertana, ci si rende conto che è una squadra tutta trasferta, segna poco, perché il suo attacco praticamente il terzo ultimo del girone, l'ho fatto male e peggio solo Regina d'Agragas, ed è una squadra che viene considerata più da trasferta, a fatica in casa. Potrebbe approfittare di questa situazione di presenza che viene da qualche paese più ma noi dobbiamo fare la nostra partita, poi a me dei numeri non mi fido mai, onestamente, è come quello che dice, gioco contro l'ultima partita, contro l'ultima classifica, vinco di sicuro, poi ho pareggio o perdi. Perciò noi dobbiamo stare attenti a tutto, loro sono una squadra che sta meglio, ultimamente stanno facendo qualcosa di più importante. È una squadra che ha dei giocatori di assoluto valore per la categoria, non ce lo nascondiamo. Sono partiti male, anche loro hanno cambiato allenatore. C'è una serie, qui ci hanno dato anche tre gol, perciò non è una partita facile per noi. Il campo sarà pesante perché penso che pioverà anche là. Bisogna vedere, noi dobbiamo fare una grande partita, noi dobbiamo darci delle risposte. Questo è settimanale il discorso, perché tutte le domeniche dobbiamo dare delle risposte. Purtroppo ultimamente quando facciamo gol ci rilassiamo o tendiamo ad abbassarci troppo. Abbiamo fatto qualche cosina in settimana, niente di che, però vediamo un pochino. Vediamo un pochino se riusciamo a stare un pochino più alti. Vediamo, vediamo. Tanto è inutile parlare prima, bisogna vedere dopo. Mister, come sta la difesa? Pascale squalificato, Camigliano e Pascolano in dubbio. Si può adattare Corsi, si può adattare Dorazio e si può recuperare Pasqualoni. Soluzioni ce l'abbiamo, noi non siamo abituati, almeno io mi piango addosso, vuol dire che deve andare così. C'è poco da fare, è settimanale il problema con gli infortuni, specie quando inizia a piovere. Poi Camigliano gliel'ho detto anche ieri sera quando l'ho chiamato e deve iniziare a farsi rispettare un pochino di più perché due partite o tre che ha fatto con noi ha preso due legnate in faccia. Il calcio purtroppo è fatto anche di cattiveria pulita, non cattiveria agonista. Perciò anche lui si deve un attimino saper difendere, saper fare le sue cose. Mi dispiace tanto che si è fatto così, ma dobbiamo guardare avanti. Difesa 4? Ci penso nemmeno, la squadra ha una sua fisionomia, andiamo avanti come stiamo facendo. In questo momento non c'è motivo di cambiare. Poi, Pasqualoni ha avuto una distorsione alla caviglia, però lui è un problema che si porta avanti da un po' di tempo perché gli si è formato un qualcosa sopra il piede e quando lo mette male vede le stelle. Non è facile, non si sa mai se riesce a finire una gara o se gli succede. Dice che potrebbe aggregare qualcuno dei ragazzi. No, andiamo via in 20, quelli che siamo, si fermano Camigliano e Trovato. Ma sull'attacco, visto che lei sai Franco, io ho capito dove vuoi andare. Capito? Allora non faccio la domanda. No, te lo dico, io sono abituato a rispondere. Non è che con le due punte, con un sostegno, con un 3-4-3. Ma questa non è una cosa che stiamo valutando. Il problema è che ci sa i nostri mediani che non sono abituati a giocare a due ma a tre. E non è facile una settimana. Però vediamo, non è che abbiamo fatto qualche cosina. Era questa la mia domanda. Sì. E poi vorrei farti presente che Perez in pratica ad Ascoli ha fatto due o tre partite e poi si è solo allenato. E non è facile per uno come lui trovare la condizione se non gioca. Ha avuto un problema sotto il piede che ora ha risolto perché giocava con infiltrazione, perciò anche di questo bisogna dirlo. Bisogna farlo giocare e deve tirarsi sulla condizione lui e poi ci deve mettere anche del suo perché... Questo vale per tutti. Sicuramente faremo qualcosa per aiutarlo, poi vediamo. Visto che Casertana si aspetta un particolare valore, come dicevo prima, dei calciatori dal punto di vista tattico o nel momento storico dopo che hanno vinto fuori casa, cosa pensi?
pensa di trovarli? Io penso che giochino 3-5-2, o mettano Turchetta a mezzale e giocano con due punte, ma, oppure ultimamente giocavano anche 4-2-3-1. No, poi, sì, poi però hanno giocato anche qualche partita così, però lui è uno che ama cambiare, D'Angelo, è 4-3-1-2, 4-2-3-1, sono tutti i numeri, poi in campo ci va una squadra che deve saper giocare a calcio e saper muoversi in determinati movimenti, tutto qui. Invece cosa si aspetta rispetto alle ultime della sua squadra? Ma io non sono deluso della mia squadra, io conosco i limiti e i pregi della mia squadra. Percorso di crescita di questa squadra è che deve diventare un po' più cattiva, un pochino più furba, un pochino più sparagnina su determinate situazioni. Gli altri stanno per terra delle ore, noi mai. Gli altri perdono tempo, noi mai. Gli altri ti innervosiscano in questa maniera, noi mai. C'è tanti motivi, però io della mia squadra sono contento. C'è un gruppo di ragazzi per bene che può creare qualcosa di importante in questa città, perciò io non li cambierei con nessuno, questo è poco ma sicuro. Grazie a tutti. Grazie a voi.